Parlaci di te, come ti chiami? Mi chiamo Domenico Storelli e per tutti da tanti anni sono Dodo. Quanti anni hai? 29, 30 novembre. Che percorso di studi hai affrontato? Io ho frequentato il liceo scientifico qui a Bicelli e mi sono diplomato un bel po' di anni fa e mi sono laureato in giurisprudenza poco più di 3 settimane fa, con il massimo dei voti. Ci dai 3 aggettivi per descrivere Bicelli prima dell'amministrazione Spina, quindi prima del 2006. Sporca, opaca e triste. Oggi, quindi dal 2006 al 2011. Migliorata, da migliorare, insomma, migliore. Dopo l'amministrazione Spina, quindi da fine 2011. Più vivibile, a misura di giovane e necessariamente proiettata al futuro. Stiamo redigendo il bilancio del comune di Bicelli. Tra 2 alternative dobbiamo ridurre drasticamente i fondi a 1. Tu decidi quindi di tagliare occupazione o servizi? Innanzitutto ridurre gli sprechi e poi di occupazione c'è molto bisogno in questo periodo. Cultura o verde pubblico? La cultura è il pane per noi ragazzi, quindi verde pubblico. Igiene e pulizia da una parte oppure sviluppo del turismo dall'altra? Beh, le cose sono strettamente collegate. Se dovessi scegliere, pensando che Bicelli e dei bicelliesi, ci tengo all'igiene della città prima di tutto, poi il turismo, se la città è pulita, viene da sé. Hai 15 secondi per dare una proposta tua. Mi rivolgo a tanti ragazzi. La nostra biblioteca comunale ha necessità di più postazioni per i computer, ha necessità di spazi più ampi e di un sistema wifi che consenta il libero accesso a tutti quanti. È da qui che Bicelli deve ripartire. Quali saranno i tuoi temi chiave se verrai eletto? Sostegno ai giovani, impegno per chi vive situazioni di disagio e progresso per la città nel complesso. Ti stai divertendo? Abbastanza. Ora tocca a noi, ti proponiamo questo gioco. Noi ti diamo un problema da risolvere e tu naturalmente lo devi risolvere. Se non lo risolvi, game over, altrimenti vinci la partita. I teleutenti vedranno una schermata di Tetris apparire accanto a te. Se ti incarti naturalmente o non riesci a esporre tutta la tua idea in maniera compiuta, il Tetris segnerà game over, ok? Accetti? Per forza, sì. Va bene. Il tuo partito è deciso a votare queste proposte, non modificabili, ovvero tu puoi dire solo sì o no alla proposta. Ci devi esporre perché voteresti con o contro la decisione del tuo partito in queste proposte. Giovani, troppi giovani se ne vanno da Bicelli, quindi per farli rimanere si assumono in società pubbliche e miste, se non direttamente in uffici comunali. Favorevole o contrario? Favorevole, ovviamente favorevole. Tanti ragazzi vanno via da Bicelli. Non ci sono molte possibilità di lavoro, non c'è occupazione. Dare una possibilità e un futuro ai ragazzi, soprattutto nella propria città, nella propria terra, significa far crescere questa città. Io in primis ho la voglia di rimanere in questa città, di farmi conoscere, farmi apprezzare professionalmente qui nella mia città. E proprio per questo motivo uno dei miei impegni, una delle mie proposte è quella di far sì che il Comune si impegni a costituire un fondo attraverso il quale poter garantire presso le banche progetti imprenditoriali che i ragazzi hanno voglia di costruire. Molti di noi non hanno garanzie immobiliari, non hanno buste paga da prestare alle banche come garanzia, e se il Comune si accolla la garanzia del mutuo che un ragazzo sottoscrive, si dà la possibilità a un ragazzo di crescere nella propria terra. Cultura, la stagione teatrale al Garibaldi e manifestazioni come Libri nel Borgo Antico sono eventi culturali splendidi, purtroppo costano. Dobbiamo tagliarli, dato che non rendono, a favore di audizioni di programmi TV, ad esempio reality come Il Grande Fratello, ed eventi di dubbio valore culturale per attirare il turismo. Non sono convinto che il turismo tu lo possa attrarre attraverso questi programmi a cui facevi cenno. Libri nel Borgo Antico o Callice nel Borgo Antico, iniziative a cui io stesso ho partecipato direttamente, essendo uno dei soci dell'associazione Borgo Antico che
Si è sobbarcato l'impegno di dar vita ad un progetto di questo tipo. Sono degli eventi splendidi per la città di Biceglie che consentono alla città di, e hanno consentito alla città di Biceglie di apparire sul TG nazionale, sul TG1, sul TG5. E guardate, per la prima volta probabilmente Biceglie è alla ribalta, non per questioni di cronaca nera. Vanno promosse attività di questo tipo. Trasmissioni come Il Grande Fratello o Amici di Maria De Filippi. Lasciamoli a chi ha voglia di guardarli. Noi invece abbiamo bisogno di eventi che consentano alla città di Biceglie di essere apprezzata sotto il profilo culturale, artistico e soprattutto sotto il profilo dell'ospitalità. Oltretutto ci tengo a precisare che non è vero che Libri nel Borgo Antico, Calice nel Borgo Antico o eventi similari pesano e gravano sulle casse comunali. Sono semplici e piccole semplici e piccoli contributi che vengono forniti, che danno la possibilità di un grande risultato. Centro storico, ci sono molte vie inagibili, case svalutate, nomea di quartiere malavitoso e degradato. Qui il tuo partito decide di cacciare tutti i residenti, senza sapere dove mandarli, di mettere all'asta le case e di far ristrutturare il borgo antico ai nuovi proprietari. Io non sarei d'accordo col cacciare la gente, nessuno deve essere cacciato da casa propria. Oltretutto, se vi devo dire la verità, io per organizzare Libri e Calici ci ho vissuto nel Borgo Antico, l'ho frequentato, ci ho aperto anche il mio comitato elettorale. Ho trovato un'ospitalità degna dei migliori salotti cosiddetti per bene, che alle volte non sono neanche all'altezza dell'umiltà con cui sono stato accolto. Il centro storico deve sicuramente essere migliorato, deve essere potenziato sotto il profilo dei servizi che devono essere allo stesso connessi, però questo non vuol dire che chi ci vive non abbia la possibilità di integrarsi e di vivere nello stesso pianerottolo, a fianco a una normalissima persona, tenendo in considerazione che molto spesso gli abitanti sono molto più normali di noi. Ci promuovi il giornale e il blog? Non mi risulta assolutamente difficile perché io ho contribuito a fondare e sono ancora oggi uno dei pilastri del giornale del mio partito. L'impegno di tanti ragazzi, così come nella vostra redazione, è un impegno che va premiato. Io la prima cosa che faccio quando mi alzo la mattina è, prima ancora dei giornali nazionali, guardare che cosa è successo nella mia città. Il contributo di ciascuno di noi, metto anch'io proprio perché ho scritto tanto per questa città, è fondamentale per conoscere tutto ciò che accade, perché se non ci interessiamo a che cosa accade qui da noi, non ci possiamo interessare di ciò che accade a distanza di chilometri. Quindi leggete la diretta nuova, leggete la diretta nuova.blogspot.com, guardatela e tanta in bocca al lupo a tutti quanti voi. Switch up. Sunk in your bedrock, caught up in your love shot. Now I buy your whole shot. I'm stuck in your head. Switch up. Can't get out.